Oggi nuovo video e come vi avevo anticipato sia nelle stories che probabilmente nel video di ieri, si tratta del mio shopping durante il Black Friday, quindi di tutto lo shopping, che poi tutto è esagerato perché non ho trovato tantissimo, nel senso che ora me lo sentirete dire e segnatevi bene queste parole perché poi so già che quando ci saranno i saldi me lo risentirete dire perché tutti gli anni faccio così, nel senso che mi ostino ad andare nei negozi proprio appena iniziano i saldi. In questo caso era un unico giorno o solo un paio di giorni, quindi io ci sono andata venerdì, però c'era assolutamente il delirio, quindi è stato un po' difficile scegliere, capire bene cosa ci fosse in vendita, perché in alcuni negozi avevano degli sconti su tutto, tipo Pinky, mentre per dire da Stradivarius gli sconti erano solo su determinati capi e anche da Bershka, se non sbaglio, però è stata una pessima idea. Devo capire e devo mettermelo in testa ogni volta che è meglio che io ordini direttamente online, perché poi so già che quando sono lì c'è tanta gente e quindi faccio fatica a vedere le cose, quindi non è un super super shopping, però sono tutte cosine che mi piacciono un sacco e ce ne sono anche un paio, qualcuna in più che appunto non c'entrava niente con il Black Friday, però ho deciso di inserirla nel video perché sono stati acquisti di venerdì. Prima di partire a farvi vedere tutto, volevo dirvi una cosa che mi dimentico sempre di dire, cioè che tutto quello che vi faccio vedere nel video, che poi comunque vedete anche indossato nelle varie foto nel corso del tempo, ecco, io tutte le foto e tutti gli outfit, in questo caso tutto quello che vi faccio vedere nel video, in contemporanea con l'uscita del video lo caricherò anche su 21 Buttons, che sapete è l'applicazione che ormai sto usando più o meno da un annetto, saranno 10 mesi, comunque è veramente tanto che la uso, infatti lì carico tantissimi outfit, non solo quelli che vedete su Instagram, ma proprio altre foto anche di capi singoli, di cose indossate, foto fatte magari in giro a caso, in cui appunto voglio farvi vedere l'outfit di quel giorno o un dettaglio di un outfit o un pigiama, insomma. Pubblico lì tutte le cose, anche a volte pubblico proprio le nuove cose che compro. Quando torno a casa gli faccio una foto e appunto scrivo il new in, non solo nelle stories, ma ve le metto anche su 21 Buttons, perché dall'applicazione è poi possibile direttamente acquistare quel capo sul sito, perché praticamente su ogni foto ci sono dei bottoni, che sono dei bottoni che vado ad inserire io di vari colori, nero, bianco, rosa, e cliccando su ciascun bottone si viene rimandati direttamente al link che poi porta al sito e a quel capo specifico, quindi c'è il prezzo, la descrizione del capo, le varie misure, come è fatto, quindi ci sono proprio tutti i dettagli specifici su ogni capo, perché so che spesso mi chiedete informazioni, invece secondo me è più facile, cioè diventa più immediato, non stare neanche ad aspettare perché magari a volte ci metto un attimo a rispondere o mi perdo via qualche messaggio, e invece cliccando direttamente sul bottone si trova tutto e poi si può direttamente acquistare dall'applicazione. Per esempio, l'ultima foto che ho postato è una foto che riguarda un outfit che in realtà su Instagram non c'era, e appunto cliccando sui vari pezzi dell'outfit si viene direttamente riportati al sito e poi si può comprare direttamente da qui, o se no si può salvare, abbinare oppure condividere. Quindi se vi va scaricate l'applicazione, tanto è gratuita, e venite assolutamente a seguirmi anche lì. Il profilo è Chiara Facchetti, chi ha Screech, ma vi lascio direttamente qui nell'info box il link, così appunto le varie cosine che vi mostro oggi le taggo direttamente e potete andare a vedere tutto, perché lo sapete che a volte mi dimentico i prezzi, disperdo gli scontrini o magari non si vede benissimo un capo. Secondo me è una cosa molto molto immediata e molto facile. A me capita spesso di vedere su Instagram delle foto che mi piacciono, comunque con qualcosa di specifico che mi piace tanto, e ormai utilizzo direttamente 21 perché così riesco a ritrovare quel capo, se no ero veramente negata a fare questa cosa. Anche quando magari c'erano scritti i tag, riuscivo comunque a non trovare quel capo sul sito, invece così ho direttamente risolto. Vi stupirò, lo so, ha stupito anche me, ma oggi ho solo due sacchetti da mostrarvi. Uno è veramente gigante ed è quello di Pinky, dove ho trovato delle cose super carine e oltretutto era tutto in saldo. Non era un super super saldo, meglio, c'erano degli articoli selezionati che erano molto scontati e degli altri invece che erano scontati poco, probabilmente io come sempre mi sono orientata su quelli scontati meno, perché in tutto ho avuto uno sconto di 11,90 € e io vedo solo il totale definitivo, quindi non vedo quanto poteva essere prima, però posso arrivarci effettivamente, ma va bene, chiara è la matematica, lasciamo perdere. Comunque ho speso 95,17 € invece di
Invece di 107,16 euro ho usato la calcolatrice, ma va bene, iniziamo con lo shopping. Allora, per prima cosa, maglioncini ovviamente e perle, sempre le solite cose. Ho trovato questo maglioncione enorme con il colletto a lupetto, quindi non potevo lasciarlo lì, infatti mi ha attirata subito e ha la particolarità di avere le maniche super super giganti con sopra i fiorelloni fatti con le perle, sia più grandi che appunto più piccolini. Alcuni hanno perle solo bianche, altri hanno intorno anche le perline un po' più scure, grigio-nere tipo. Ed è molto semplice, però allo stesso tempo ha un tessuto molto molto caldo, sul fondo rimane leggermente aperto, a me piace veramente tantissimo, è perfetto sia per il tempo libero che per la sera quando magari si va a fare qualcosa dove fa un po' freddo, però allo stesso tempo ha questo dettaglio che lo impreziosisce. E a me queste cose piacciono veramente tantissimo, nel senso che sono dei passepartout e le uso veramente un sacco. Ma tanto ormai lo sapete perché lo vedete anche nei vlog, l'ho pagato 39,99 e ho preso la S. Poi sempre da Pinky mi è tornata la fissa delle camicie. E ho trovato questa camicetta che trovo veramente molto molto bella, praticamente rimane con il collo quasi alla coreana, però è un colletto anche un pochettino arricciato, quindi fa questo effetto molto bello, va secondo me a slanciare molto il collo e ha il suo fiocchettino qui davanti in velluto, ogni volta bisogna rifarlo, quindi a volte mi verrà meglio, a volte mi verrà peggio, però è molto particolare perché sulla manica praticamente è fatta con tutti questi volant, cioè sotto avete proprio la camicia, non so se riesco a spiegarmi, ma c'è proprio la camicia con i bottoncini, quindi una camicia classica, però non vedete che c'è la manica perché la manica è tutta ricoperta da questi volani, è veramente fatta molto molto bene e veste davvero bene, perché io ogni volta faccio fatica proprio a comprarle perché quando me le provo, cioè viste così mi piacciono, poi le indosso e non mi fanno impazzire. Questa invece, come l'ho vista addosso, ho detto no, devo prenderla perché anche con una gonna messa un po' a vita alta, arricciata, sta bene anche col jeans un po' fuori, un po' dentro, col pantalone a vita alta, no, era troppo bello, ho dovuto assolutamente prenderla e questa me la vedrete indossare tantissimo. L'ho pagata, cioè il prezzo pieno, perché poi qui non c'è scritto il prezzo scontato, però insomma ci si può arrivare in base a quanto avevo speso, quindi ci sta. Io vi dico quello che c'è sul cartellino ed è 25,99 ed è sempre una S. Ultimo acquisto da Pinky, una cosa che non so se vi piacerà o meglio, secondo me è una di quelle cose che non metterà d'accordo i gusti di tutti. A me piaceva e adesso vi dirò di più, nel senso che sono proprio in fissa con questo tipo di stampa che poi è il maculato classico, quindi è il maculato sul marroncino beige con tutti gli inserti neri, il classico maculato che c'è da sempre, però io sono fissata in questo periodo, tant'è che vorrei prendere anche le Rockstud, però non le ho più trovate, vorrei prenderle appunto maculate con poi le borchiettine e i laccettini neri. Quindi per ora mi accontento di questo, è un pellicciotto semilungo, si chiude con i due bottoni, quindi qui davanti ci va una sciarpa o comunque qualcosa secondo me con il collo alto perché rimane leggermente aperto, però mi piaceva molto come veste la figura. L'ho pagato tanto per essere Pinky, infatti potevano fare degli sconti migliori, però mi piaceva proprio, mi vestiva bene, ne avevo già provati altri e non mi ci vedevo quando li indossavo. Questo mi è piaciuto subito, l'ho pagato 69,99 e ho preso l'XS. Passiamo a Stradivarius, dove ero stata, ve l'avevo anticipato anche io, anzi ve l'avevo detto anche ieri, nel video in cui vi ho mostrato gli outfit che mi avete scelto, comprato voi, insomma, il solito video. E appunto sono stata da Stradivarius a prendere le cosine che mi avevate consigliato e nel mentre mi sono soffermata su altre due cose che mi sono piaciute un sacco. La prima, questa gonna pantaloni bellissima. Io lo sapete che adoro questo tipo di fantasia e adoro il fatto di questa che abbia i bottoncini qui davanti e soprattutto abbia questo taglio che rimane come al solito leggermente svasatino sul fondo, quindi c'è la parte un po' più lunga e la parte un po' più corta. A me sembra sempre che slanci molto la figura, infatti anche quando li indosso nelle foto di Instagram me lo dite sempre, quindi stranamente non è una delle mie fisse. E sul retro appunto sono dei semplici pantaloncini, però indossati stanno veramente molto bene e li ho pagati 17,95 e ho preso la 34. Di Stradivarius sinceramente io non riesco a capire che cosa hanno scontato e che cosa no, sto guardando
lo scontrino da ieri, perché per esempio le scarpe erano in sconto, perlomeno c'era scritto all'ingresso sconti sui maglioni, sulle scarpe, sugli accessori, e le scarpe che avevo preso per il video ricontrollavo poi ieri e non erano state messe in sconto. Quindi sinceramente non ho ben capito quanto Black Friday ci fosse, forse erano solo delle pareti e io immancabilmente sono finita sulle altre, però non mi pare che siano stati scontati. E la seconda cosina che ho preso, questa veramente l'ho vista tantissimo, cioè l'ho vista tutte le volte che sono stata da Stradivarius e tutte le volte ho aspettato a prenderlo, poi ero lì e non ho resistito, quindi ho preso il maglioncino fatto così, che è di quelli, non è ciniglia questa, però è quel tessuto morbido morbido. Ne ho anche un altro fatto così, sempre grigio, perché Chiara passione grigio, lo sapete, con i volani e tutte le cose. E questo è Chiara passione grigio con le perle e il collo a lupetto, bellissimo. Oltretutto ha anche la manica che rimane un po' grande, quindi veste proprio la figura in un modo che mi piace tanto. È morbido, quindi si può mettere anche all'interno della gonna vita alta. Ha tutte le perle di varie dimensioni, quindi sono più piccole qui, arrivano più o meno fino sulla spalla. Secondo me veste veramente bene e non lo so, quest'anno qualunque cosa abbia le perle a me piace a prescindere, poi indossata mi piace ancora di più. Adesso ho visto che anche Zara ha fatto i jeans, mi pare con il risvoltino con tutte le perle, però in quel caso lì voglio provare a ricrearmeli da sola, perché dovrei riuscire con le borchiettine a forma di perla, però insomma vedremo, anche di quello vi aggiornerò nei vlog. Questo comunque l'ho pagato 17,95 e ho preso la S. Poi sono stata da Louis Vuitton, come vi avevo anticipato sempre su Instagram Stories, e ho preso due cosine. Ho qui il sacchettino mini, sono due accessori, me li hanno messi tutti e due nella stessa confezione, non li ho assolutamente usati, però ve li sto facendo vedere esattamente come me li hanno dati loro. E qui ci sono i due sacchettini magici. Vediamo cosa c'è in questo qui. Penso di aver intuito sbattendolo, come faccio con i regali di Natale. Io la faccio sempre questa cosa, fin da quando ero piccola. E mi sa che avevo intuito giusto. Ho preso questo braccialetto che trovo bellissimo. C'era anche quello con il lucchetto che mi piaceva tanto. Infatti sono stata indecisa fino all'ultimo, però quello col lucchetto mi sembrava sinceramente troppo troppo grande. Non tanto il braccialetto in sé, ma proprio il lucchettino, era proprio grande. Io sono abituata a portare comunque poche cose o comunque cose piccoline, e questo mi è piaciuto subito, anche perché in questo periodo sono in fissa con gli accessori dorati, cosa che si vede abbastanza oggi. Questi orecchini sono super vistosi, ma a me piacciono un sacco, mi sembra che diano un sacco di luce al viso. E appunto ho preso il braccialettino fatto così, che sopra tutti i vari loghi ha la scritta LV, insomma è quello che riprende un pochino, sembra anche simile ai vari charms da borsa, però questo qui è molto molto più delicato perché i vari loghi appunto sono super piccolini. Mi piaceva un sacco, oltretutto è regolabile, quindi va bene anche per il mio polso che non è grandissimo, perché con queste cose il mio problema è sempre che sono troppo larghi, invece fantastico, poi dorato per me è top. E invece il secondo sacchettino a questo punto contiene l'altra cosa, che sono gli orecchini, questi qui con la V grande, però sono la misura piccolina, cioè se li vedete rispetto a questi sono veramente piccoli. C'è anche la versione più grande che mi piace molto sugli altri, su di me sinceramente mi sembravano troppo grandi, anche perché vorrei proprio utilizzarli come orecchini da tutti i giorni, visto che appunto sono in fissa con le cose dorate, ma non ho tantissimi accessori dorati. Mi sembravano insomma una bella alternativa da tutti i giorni, sono molto molto leggeri, quindi non dovrebbero dare fastidio, e non vedevo l'ora di farveli vedere perché voglio già iniziare ad usarli, quindi adesso per un mese, 2 mesi, 3 mesi mi farò una testa così con gli accessori dorati, e questi saranno i miei primi orecchini ufficiali dorati. Oltretutto li volevo veramente da tantissimo, sarà un anno che volevo questi orecchini, però da una cosa all'altra non mi sono mai decisa a prenderli, alla fine venerdì li ho presi. E veniamo all'ultimo super mega acquisto folle, che è contenuto all'interno di questo sacchetto, e questo qui l'ho fatto da Chanel. Vedete la scatola già senza fiocco, ci ho attaccato solo qui la camicia, semplicemente perché ho fatto già l'unboxing, quindi prima di registrare il video ho registrato l'unboxing perché voglio postarlo anche su Instagram. Cosa contiene questo pacchettone? Tra l'altro notare che sono riuscita come al solito a rompere la velina. No vabbè, stavo spacchettando con voi, cioè ero arrivata al punto più bello, la fotocamera si è spenta completamente, la batteria ci ha abbandonati, sintomo
che ho parlato troppo. Riapriamo così vediamo se riusciamo questa volta a spacchettarlo insieme. E si tratta praticamente dello zainetto, questo qui, quindi il modello più piccolo dei due modelli che ci sono. Adesso magari gli tolgo anche tutta la carta che è intorno, perché quando l'ho spacchettato su Instagram non sono poi stata a togliere la carta perché appunto non l'ho utilizzato, cioè sapete che io tutte le cose aspetto di fare il video prima di usarle e appunto ho detto poi togliamo tutte varie cartine e cose durante il video così poi posso iniziare ufficialmente ad usarlo. Quindi eliminiamo da qua dietro e anche da qua sopra e voilà, così si vede un pochino meglio. È proprio il classico zainetto. Non ho voluto prenderlo con la fantasia metelassé perché l'ho visto in giro tanto e sinceramente con l'altra fantasia mi ha un po' stufata, invece questa qui è quella chevron e quindi la lavorazione è fatta in questo modo, non con i classici rombi, però è questa qui con tutte le righe che c'è anche nella boy bag, cioè in diverse borse, e mi piace molto, rimane super super capiente. Anche qui andiamo a togliere la carta che c'è all'interno, che è sempre tantissima, e appunto lo zainetto è super super capiente. Adesso spero che in videocamera renda, però vorrei registrare presto un video cosa c'è nella mia borsa, comunque cosa c'è nel mio zainetto, quindi secondo me si capirà poi meglio l'effettiva capienza. All'interno ha comunque una cenneria con il suo scomparto più grande, uno scomparto più piccolino e poi qui dietro ha un altro taschino che è sempre comunque abbastanza capiente. Mi piace veramente tantissimo, infatti non vedevo l'ora di iniziare ad utilizzarlo. Mi piace tanto anche il fatto che comunque sia comodo, si riesca a tenere chiuso ma allo stesso tempo ad aprire abbastanza agevolmente. E qui ci sta la mia bottiglietta d'acqua, ci sta sicuramente il portafoglio, il cellulare, insomma ci sta tutto quello che mi serve, si può portare sia a zaino che appunto a mano tirando semplicemente la catenina. L'ho preso con l'hardware dorato perché appunto lo sapete che in questo periodo sono in fissa con il dorato, perciò l'ho scelto così e mi piace veramente tantissimo. E ci sono anche altri due o tre, mi pare, tre acquisti che ho fatto su Amazon e che non ho ancora ricevuto del tutto, però sono acquisti super ingombranti di cose un po' più tecniche che vi faccio vedere magari direttamente nei vlog, perché ho aspettato a montarli proprio per poi montarli insieme e farvi vedere il funzionamento, anche se non è niente di che, però sono gasatissima di questi acquisti perché sono tutte cose che dovrebbero servire a migliorare un pochino l'illuminazione qui sotto quando registro. E niente, quindi questi erano tutti i miei acquisti con il Black Friday. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate, come sempre mi raccomando fatemi sapere cosa mi sta bene, cosa non vi piace, cosa avevate scelto anche voi o magari avevate adocchiato in negozio. E soprattutto mi raccomando, ricordatevi il link che vi lascio nell'info box, così potete andarmi a seguire direttamente anche su 21 Buttons e potete vedere tutti gli acquisti che ho fatto direttamente sul sito. Comunque io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!